Innanzitutto credo che sia stato un intervento nel quale ha cercato di ripercorrere tutta una serie di eh, condizioni che hanno portato poi in maniera convinta l'Europa a fare delle scelte ambiziosi e strategiche. Sul Green Deal siamo convinti che bisogna proseguire, la cosa che spesso ci vede così perplessi sono alcune modalità, una iperregolamentazione, in una parte del suo intervento ha fatto riferimento a questi nuovi obblighi che possono poi anche condizionare il sistema produttivo totale che evidentemente potrebbe andare in sofferenza a favore di altri sistemi extraeuropei che, evidentemente, hanno regole e obblighi completamente diversi. Green Deal è una grande opportunità. Bene ha fatto l'Europa a darsi uno strumento anche giuridico per poter stimolare gli altri player mondiali, ma è altrettanto importante quando la von der Leyen dice che le due cose devono andare insieme perché la sostenibilità ambientale possa avere anche una declinazione sociale, economica e produttiva.